Stasera abbiamo quello che io definisco un altro grande campione siciliano della risata. Siccome ci avviciniamo ormai all'estate, insomma il 21 giugno entra ufficialmente l'estate, l'estate ci riporta indietro nel tempo, ci ricorda gli anni 60, lui ha preso in giro gli anni 60 con questo medley. Signore e signori, Giuseppe Castiglia! Qua vengo a trovarti sul palco, cosa canti? Come stai? Bene, io sto molto bene, ma cosa canti? E perché stai cerchietta? Sì, perché preferisco. C'avevi il maglioncino? No, perché preferisco. Ti senti più accodalato con la giacca, più accodalato. Permette quando c'è realo questo. Sì, perché quello è il microfono per cantare. Facciamo l'applauso a Pamela. Facciamo l'applauso ai tecnici sicuramente, sempre straordinari. Capisci che
una cosa è fare uno spettacolo in un piccolo teatro come quello che ci accoglie durante tutto il periodo autunnale, invernale e primaverile, una cosa poi è uscire qui. Ma loro sono bravi, loro sono bravissimi, sono abituati alla malavita che c'è da fare quando c'è uno spettacolo, perché poi voi che arriva, salvo diciamo, voi arrivate a tavola gonzata, certo, arrivate che già su tutto cosa abbassata, se c'è cavo ci mise per esempio, qualcuno gliel'ha messa, qualcuno gliel'avrà messa, certo. Ma scopata andera ci ha reso, come no? No, ogni giorno queste luci qualcuno le avrà montate, certo, puntate, Ernesto, sicuramente questo palco, questo palco è questo, ne vogliamo parlare, questo palco, guarda che bello, questo cortile siciliano che ieri vi abbiamo presentato, ogni anno diventa sempre più grande, più bello, c'è quest'anno ci sono di finestra magari, sì, abbiamo aperto le finestre, sì. Guarda che le finestre, allora di quello che vuoi è un'idea mia, ah, l'apertura, sì? Delle finestre è un'idea mia, sì, che ma subito Guido Pistoni ha sposato, sarà per queste finestre, come no, ho chiesto l'autorizzazione, la concessione edilizia, perché non è che quando io non ci sì. Vabbè, bello, va. Sì, poi c'è bel pubblico stasera, stasera c'è un bellissimo pubblico, bellissimo, fermi che mano, fermi, c'era un bel pubblico ieri sera, c'è un bel pubblico stasera. Io, ma perché, scusami, perché tu hai voluto puntualizzare? No, perché vedo la bellezza del pubblico, perché vedo macchie di colori particolari, sì, l'ho detto che prima, ne so, e ne sapevo so. Di colpire, per esempio, ci sono da tutte le mie schiene con palloncino, che sì. Non lo sai, non lo sai. Ma chi è? Chi è? Ma sono i fan club, Dolce Nera, il fan club Luca di Visio, so. Di Dolce Nera, e non l'avevo capito io, che ne so, che balloncini. Ma no, perché Dolce Nera e Luca di Visio, oltre ad essere due artisti importanti, beati loro, sono anche molto giovani, per cui ecco. Insomma catturano l'attenzione. Sì, ma c'è una signora, grazie ragazzi. Secondo me la signora già non è che a 14 anni non la fa ricchio. Sì, effettivamente c'è una signora che è qui dal pomeriggio. Signora, lei che è fan di Dolce Nera o di Luca di Risio? Dolce Nera, fa particolare tale, non è giusto. Che di Risio è bravo magari, non certo. È per prendere le difese. No, non c'è dubbio. Oh, para male. Allora, diciamo, macchie di colore, molti, macchie giovani, di colore, molti giovani. Molti giovani. Ci sono anche questi quattro signori, che sono? Associazione Pezzaioli, che no. Cos'è? Cos'è? No, no, loro vengono da Troina e fanno Avastedda Cosa Mucchi. Ah, loro sono. Ah, chiede come palloncino del cabanno, sopra in mia. Sì. Ah, ho capito. Vedi che buonasera. Lei è convinta, lei è siamo convinta. Rovinati, siamo. Quindi poi ci sono gli amici e le amiche della Croce Rossa. La Croce Rossa, volontari, notate, e pionieri. Come sono? Ci sono la Croce Rossa italiana volontari, la Croce Rossa italiana pionieri, anche col ma nuovo ispettore Ciccio Di Giovanni. Magari. Quindi così li abbiamo salutati. Chi è Ciccio? Là? Ecco. Ciao Ciccio. Ciao Ciccio, sì. E questi sono la Croce Rossa. Sì. Poi c'è, vabbè, poi guarda, ne approfitto così, li saluto, sì. Con te. Per esempio, ci sono le signore della Feder Casalinghe di Vizzini e Licodia Eupea. Niente meno. Hai visto buonasera. Che belle signore che abbiamo? La Feder Casalinghe, io so chi è brava che stanno a fare l'uncinetto. Sì, sì, sì. Il tombolo, vero signore? Sì. Sì. Casano cucinare? Sì. Non sapete cucinare? No, no, sanno. Ah, sì, la Feder Casalinghe. Poi, scusami, così sì. Completo i saluti. Ci andiamo sono anche avanti. Gli amici del centro diurno anziani di Randazzo. Eccolo lì. Bene. Buonasera. Io devo vedere se come sono da Randazzo, se mi sono sempre in altura. Sì, sono abituato che stanno nella posta dell'Etna, per cui stanno sempre dichiarata, sempre dichiarata. E poi chiudo con la scuola media statale Giambattista Nicolosi di Paternò, che poi sono queste belle fanciulle, questi ragazzi. Hai capito? C'è una ripetente da 46 anni, sì. Hai visto io? Sarà l'insegnante. C'è una ripetente da 46 anni. La quale sta parlando con casa e gli sta dicendo: mi stai guardando? Sì, esatto, è così. Ecco, perché è classico di chi va in televisione, si mette. È ripetente, lei è ripetente. Vabbè. È ripetente, vabbè. E poi, però ci sono altre macchie di colore. No, c'è una presenza notevole. Sì? Una presenza notevole, voi sapete che io racconto a barzellette. Sì, certo che lo sappiamo. È un lavoro, sì. È un mestiere che tu fai molto bene, per la verità. Mangiare a casa con questo mestiere, insomma, è una cosa importante per me. Sì. E la maggior parte delle barzellette, caro Salvo, c'è un'inquadratura che giunge puntuale, e che Guido Pistone è puntuale. Sì. Unghione quando è puntuale, Guido. Porca miseria, però diciamo che la maggior parte delle... Buonasera, regista. Questo è il regista che ti rimprovera dall'alto, siccome io anche stavo se, parlando anche se di... questa volta sta in basso, perché sotto di noi stavolta è sotto, sì. No, i carabinieri, io sì. Li devo salutare anche perché so che c'è il comandante, sì. Provinciale, buonasera comandante. Lei sa che io racconto ogni tanto qualche barzelletta, lo sa, ce n'è una, è siciliano, quindi lo sa benissimo. Tra l'altro, quando abbiamo un comandante siciliano è per noi una bella fortuna, di grande orgoglio, ma poi la capiamo, no? Sì.
Ma la cosa che volevo raccontare, caro Salvo, è una barzelletta che riguarda proprio i carabinieri. Ed è quella barzelletta che parla della visita del Presidente della Repubblica Italiana, che si chiama... Una sola, il Presidente della Repubblica Italiana che si chiama... L'altra sera uno disse Cannavaro, che agente sa casseria, su conforme. Quello è il capitano della nazionale italiana che purtroppo si è fatto male.